parlerei di una merendina particolare che è il marchio che è rappresentato dal dottor Carlo Zanetti, che ci parlerà del budino, questa cosa mitica, storica, antica. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per ascoltarmi. Devo aggiungere una roba che magari può sembrare simpatica, mi viene dato un titolo che non ho, non sono dottore, dunque viene anche scritto, mi è proprio di una roba che non ho, dunque è giusto che se vanno a vedere non è un titolo che ho, comunque grazie lo stesso. Io faccio prima una premessa. Credo che siano state dette molte cose riguardo a questo progetto, che è veramente fantastico per quanto riguarda la salute dei bambini, ma io aggiungerei anche qualcosa di più, che è una cosa estremamente importante per tutti noi. Se leggiamo tutto il progetto, c'è proprio l'insegnare a mangiare a tavola non è solo nutrirsi, l'insegnare a mangiare a tavola è educazione, è tradizione, è stare nella famiglia. La famiglia è l'entità più importante che possa esistere. Io lo dico sempre, a casa mia, almeno 3 volte alla settimana, purtroppo sono in giro, bisogna mangiare a casa e bisogna mangiare tutti insieme, negli stessi orari, ed è un fattore che molto ovviamente noi abbiamo vissuto, ma ci ha trascinato e ci ha portato a una certa educazione e un certo rispetto e una certa cultura. E nel progetto viene indicato anche questo, e credo che oltre al fattore nutrizionale di obesità, di salute, sia altrettanto importante, perché la prima entità è la nostra famiglia. Ecco, come è stato detto prima, l'azienda che rappresento ha 76 anni, dunque produce ed è nata con i budini di San Martino, è nata con dei preparati per dolci e salate. Nel tempo si è sempre rinnovata e da un po' di anni abbiamo sposato anche noi di cercare nelle nostre produzioni di fare dei prodotti che siano estremamente salutistici. Li facciamo non solo per i bambini, ma li facciamo anche per gli adulti. Noi partecipiamo a questo progetto, l'ho detto prima perché l'abbiamo sposato, perché ci crediamo, e sono anche convinto che i valori, perché un'azienda campi 76 anni e io mi auguro altri 76, si cambia, si rinnova, ma i valori che sono serietà, onestà e trasparenza, questi nel tempo non devono mai cambiare, cambieranno la strategia. Il nostro progetto è riferito proprio al budino San Martino, che è tra i primi prodotti inventato dalla Cleca, che ha portato la Cleca a diventare famosa. Faccio anche un prescus perché Cleca, Cleacco Cantoni, che è stato il fondatore della nostra azienda, che è anche il nonno di mia moglie e mia cognata che è qua, che mi accompagna in questa giornata. Oggi il nostro budino si prepara non solo con latte vaccino, ma si può preparare anche con, non è propriamente detto con gli altri latti, però soia, cocco o altri prodotti. E può essere anche dolcificato sia con miele che con dolcificante. È una merenda tutta naturale in grado di soddisfare le esigenze dei bambini che devono porre limite alla propria alimentazione. Aderisce perfettamente all'obiettivo di Salto in Bocca, un progetto mirato a risolvere i problemi dell'obesità infantile attraverso il contributo di pediatri che puntano all'educazione alimentare e all'attività fisica. Questo è il progetto con cui aderiamo, ma sono soprattutto i valori che si sposano con i nostri valori aziendali. Grazie.